Vi presento Kahoot, che è un learning games. Sono Laura Antichi. Scrivete Kahoot nella casella di ricerca di Google. Il primo risultato che vi viene restituito dalla ricerca sarà quello che utilizzeremo noi come teacher. Il secondo è quello a cui si potranno collegare gli studenti per entrare nel gioco con il pin da noi assegnato. Ora andiamo quindi nel primo risultato. Se non vi siete registrati, registratevi. Io faccio login perché sono già registrata e entro nella mia dashboard. E qui vedete l'interfaccia costituita da un discover che contiene tutti i giochi realizzati, i quesiti fatti dagli altri utenti, che possono essere quindi visti e utilizzati perché sono pubblici se compaiono qui. Poi abbiamo un Kahoot che vi darà tutti i Kahoot che avete realizzato voi, questi sono i miei. Poi avete reports con i report delle attività che avete somministrato e avete anche la possibilità di fare il download dei risultati dei giochi. Noi ora andremo ad una breve presentazione di Kahoot che ho chiamato Verifica in Social Station. Quello che mi premeva dire è che con Kahoot gli studenti possono tenere sotto controllo il proprio apprendimento. Si gioca in due modalità Kahoot, nella modalità teach e assign. Nella modalità teach il gioco avviene in tempo reale in classe o in web conferencing usando un sistema online e app da mobile. Nella modalità assign, le sfide o challenge, il gioco viene invece eseguito seguendo dei ritmi personali. Questo è molto interessante per l'inclusione. Nella modalità teach, il docente prepara il game di apprendimento, invita gli studenti inviando un codice o visualizzando sulla lavagna. Gli studenti si collegano al gioco dai loro dispositivi singolarmente in modalità di gruppo per rispondere. Con Kahoot in modalità teach si risponde alle domande su una lesson appena spiegata o di riepilogo con un quiz. O con la risposta vero e falso per l'account free. Sempre con Kahoot in questa modalità si tratta di una gara alle risposte esatte su un argomento. E come vi dicevo, si può giocare individualmente in gruppo. Gli studenti usano i loro tablet e dispositivi mobile o PC. I risultati restituiscono l'esattezza delle risposte e la velocità di completamento. Quindi è possibile raggiungere una valutazione formativa con Kahoot, nel senso che il docente tiene sotto controllo e i progressi dello studente per aiutarli a migliorare i risultati. Gli studenti si autovalutano e sono interessati al miglioramento delle loro prestazioni. Le competenze in gioco sono molteplici: disciplinare, linguistica, cinestesica, ludica, logica, autovalutativa, metariflessiva, sociale, interpersonale. È interessante la modalità comunque assign,
per quanto riguarda l'inclusione, nel senso che i giochi possono essere utilizzati a ritmo personale. Gli studenti sono in postazione di lavoro gioco o a casa o in classe, le risposte non hanno il vincolo del tempo immediato, ma il docente assegna una larga scadenza. Gli studenti possono visionare con calma, quindi le domande e risposte, ripassare gli apprendimenti con la modalità assign, challenge, sfide. Le sfide non si giocano, come vi dicevo, in tempo reale. L'host, ossia il docente, stabilisce solo una scadenza e condivide un PIN con gli studenti. Gli studenti inviano le risposte prima della scadenza. Il limite per il free è di 100 giocatori. Con questa modalità assign, giochi, le sfide sono disponibili in ogni momento nel lasso di un tempo determinato. Quindi gli studenti, avendo a disposizione domande e risposte, possono concentrarsi di più ed essere più accurati e riflettere di più. Infatti, non è rilevante nelle sfide la velocità di esecuzione, ma l'impegno riflessivo. Cosa fa il docente in questa modalità assign? Apre un Kahoot che desidera utilizzare, sceglie l'opzione assign, fissa una scadenza per il completamento, disattiva il timer delle domande, copia il link o il PIN che viene restituito e lo condivide con gli studenti. Lo studente si collega quindi con il proprio PIN. Come si valutano i risultati? Andando nei reports, nella casella, nel bottone che abbiamo visto nell'interfaccia prima di Kahoot, e cliccandoci sopra vengono restituiti tutti i risultati. Ora vediamo il funzionamento, diamo il nome, il funzionamento di Kahoot. Andiamo su Create, abbiamo la possibilità con Create di creare il nostro gioco utilizzando un template. Ce ne sono tre free, quelli che non hanno la coroncina. E gli altri, quelli dalla coroncina, sono i pro. Noi ne creiamo uno vuoto, andiamo in Create e quindi clicchiamo la nostra domanda. La prima riguarda l'epistemologia. Di Popper. Ok, metto i secondi, 30. Qui avete la possibilità di uploadare un'immagine dalla library se avete il Pro. Quindi questa modalità essenzialmente, insomma, è meglio. Vedete che comunque è interessante il Pro perché vi dà la possibilità di scegliere attraverso delle categorie proprio le immagini. Oppure avete la possibilità di mettere un YouTube link oppure di uploadare un'immagine al vostro computer. Ciò che noi faremo in questa prova, apri. Ok, l'immagine di Popper e scriviamo quindi la prima possibile risposta. Studia le fonti.
Ho scritto male. Vabbè. Fonti dell'errore. Mettiamo anche le illusioni. Della filosofia. La seconda possibile risposta è elabora il criterio di demarcazione. Questa è la risposta esatta, quindi spunto la casella in maniera tale da farla diventare verde, il cerchiolino. E la terza è studia i limiti della conoscenza umana. Ok? L'ultima, la quarta, potremmo mettere usa l'inferenza per verificare le teorie scientifiche. Ok. Ora aggiungo un'altra questione, add a question, un altro quindi da domanda. E mi vedete, chiede se voglio fare un quiz, un true or false, scelgo di nuovo il quiz, le altre opzioni open-ended, puzzle, poll, slide sono invece del pro. Scelgo il quiz, metto 30 secondi, metto un titolo, Popper descrive la propria filosofia. La prima risposta è come razionalismo critico. E questa è la risposta esatta, quindi clicco sulla spunta verde. La seconda risposta è come empirismo. La terza. Mettiamo come induttivismo. La quarta come verificazionismo. Ok, quindi potrei continuare aggiungendo nuove question, metto invece l'immagine che non avevo messo precedentemente. Ok, vedete qui a lato che il Pro mi permetterebbe alcune operazioni sulle immagini, noi possiamo solo
usare l'originale. Va bene, non aggiungiamo altre domande per il momento, andiamo in Dan. Quindi, metto il titolo del caout, Copter, optional alla filosofia, non so, della scienza. Ok, e poi vado in continuo. Ok, quindi mi dice che è pronto questo caout e vabbè, posso fare il test di caout. Ok, e mi dice se voglio utilizzare la modalità classic o la team mode. Facciamo il classic. Qui a lato mi simula, come vedete, mi simula lo smartphone. Inserisco qui nel game pin il numero. Clicco su Enter, scrivo Linda, ok, go, apro la stanza adesso che c'è dentro Linda e qui mi vengono poste le domande come Linda. Mi ero collegata dallo smartphone come Linda. Ok, avete visto, quindi mi fermo un attimo che dovevo inserire il PIN e che una volta che era presente uno studente, potevo aprire la sessione. Vado in Next, sempre Linda, Next, Quiz. Ok, e quindi come razionalismo critico. Ok, questa era la simulazione. Vado in Next, vedete che Linda ha risposto a due domande su due e quindi get the feedback, mi dà il feedback, view report, e quindi mi dà il report di Linda che ha fatto il 100%. Non posso accedere ad altre funzionalità come posso però fare il download. Se avessi tutti gli studenti del foglio Excel con le loro percentuali di risposta, delle risposte che hanno dato. Quindi mi sembra una buona modalità. Andiamo quindi in Kahoot. Ok. E ritroviamo qui a Popper. Volevo anche farvi vedere la possibilità di utilizzare la modalità facciamo play di nuovo, la modalità assign, cioè noi prima l'abbiamo vista nella modalità teach, ora andiamo in assign. E quindi vedete che qui posso scegliere la data di consegna, ne scelgo, me ne propone alcune, facciamo sabato 30 maggio, l'ora va bene, l'option, qui dovrò disattivare
il timer che è attivo. Ok, posso randomize l'ordine delle domande, poi generare un nickname, non lo faccio, poi ho messo tutto, quindi qui vedete che devo disattivare quindi il timer. Faccio create, ok, vado in create e vedete che mi dà la possibilità di copiare il link del CAUT e inviarlo agli studenti che entro la data del 30, mi sembrava 30 maggio, devono rispondere, quindi hanno parecchio tempo per poter provare il gioco, oppure posso mandare il challenge Ping, che è questo, agli studenti. Posso, questa modalità è molto interessante, condividere tanto in Google Classroom i dati che in Microsoft Teams. Se posso aprire ad esempio Google Classroom, vediamo se si apre da qui. Solo che devo entrare in un'altra modalità di Google Cloud con un altro account. Ecco. E mi dice di scegliere un corso. Uno l'ho già messo, vabbè. E scegli un'azione e quindi crea compito. Visto? Vai. E quindi qui vedete che gli studenti possono collegarsi comodamente da qui al CAUT per fare il compito e hanno a disposizione, posso mettere anche senza voto, 100 punti, non hanno nessuna data di scadenza, comunque potrei anche. Ne vedete nessuna data di scadenza. Metto naturalmente il titolo del compito. Cioè, è bellissima questa modalità. Mettiamo anche il nome, Popper. Ok. Quindi faccio assegna e così via. Adesso chiudo Classroom, vado sempre nel mio CAUT e ritorno indietro per farvi vedere altre cose. Se riapro, magari ne apro un altro, questo che mi era venuto bene sui principi nutritivi, posso anche questo vedere, condividerlo, è molto interessante, quindi su Twitter, su Facebook, in Classroom come prima e negli altri social mandarlo per posta. Quindi mi dà il link da copiare e da inviare. Andiamo indietro, quindi vedete che comunque vedete che questo CAUT era già stato fatto in modalità challenge. Quindi mi scrive qui challenge in progress, e quindi l'avevo già assegnato con questa modalità. Ok, quindi anche questo di geografia generale,
vedete? Ok, che mi dà la possibilità di vedere anche questa è la stessa modalità, questo è un public account. Ci sono public, gli studenti devono solo digitare il PIN dal loro poi a dispositivo. Ecco, spero che vi sia piaciuto conoscere Kahoot e riscontrare la facilità di applicazione e la possibilità di condivisione, e quindi vi saluto. Arrivederci.